Associazione Diabetici Federico II è ideatrice dell'evento di oggi. In che cosa consiste la sua attività e quali strumenti concreti di aiuto alla comunità ucraina in campagna, in particolare ai profughi ucraini malati di diabete, la vostra associazione intende di offrire? Dunque, c'è da dire che la nostra associazione essenzialmente si occupa del quotidiano del diabetico in genere. Quindi noi ci siamo resi conto che nella comunità ucraina in Italia, qui, e soprattutto i profughi che sono appena arrivati, avevano molti che contratto la nostra malattia, per cui abbiamo subito pensato di creare, o meglio, stiamo organizzando la creazione di un ambulatorio chiaramente all'università, alla Federico II, e con la professoressa Colao che sovrintenderà tutta l'organizzazione, naturalmente, per creare uno spazio dedicato ai diabetici ucraini. È molto importante farsi controllare in ogni momento della vita la glicemia, innanzitutto la glicemia, e in particolare se si è figli o nipoti di pazienti con diabete, perché questa è una malattia che si può prevenire. Ma nel caso non si è fatto in tempo a prevenirla, si può curare magnificamente, evitando tutte quelle complicanze serie e mortali che l'iperglicemia continua porta con sé. Purtroppo noi non ci accorgiamo di queste alterazioni della glicemia, non le sentiamo, non le avvertiamo. Se non facciamo dei controlli periodici, possiamo perdere completamente per anni la diagnosi di diabete. E quando arriviamo alla diagnosi avere già una serie enorme di complicanze che poi ci renderanno non solo la terapia pesante, costosa, faticosa, ma purtroppo ci ridurranno la lunghezza della nostra vita. Quindi controlliamoci e mettiamoci nelle mani giuste. Ringrazio l'ADIF, il presidente Roberto Sepe, che ha coinvolto in questa pregevole iniziativa sull'alimentazione ucraino-italiana per prevenire il diabete. Questa è un'associazione che è nata dal 1990 e si occupa di fare prevenzioni, screening sul diabete, raccolta fondi. Oggi sarà presentata l'iniziativa di creare ambulatorio per ucraini malati di diabete. Tale iniziativa rappresenta la sinergia e la collaborazione tra le associazioni italiane, ucraini, i medici, gli studiosi, amministrazione e la diplomazia. Perché questa iniziativa è così rilevante per aiutare i profughi ucraini? Allora, prima di tutto immagino che la cosa più importante sia quella di essere vicini a delle popolazioni che stanno avendo dei problemi non legati strettamente a quelle che sono le loro potenzialità, ma legati ad una prepotenza che viene dal di fuori, sto parlando chiaramente della Russia. Quindi già avere una condizione di difficoltà e vedere dei profughi, perché la parola profughi significa proprio quello, scappati da una propria terra, che sono qui a Napoli e abbiamo una comunità enorme di ucraini qui, cercare in qualche modo di mettere insieme una rete che possa dare un'assistenza materiale, reale, anche medica, soprattutto verso coloro che hanno delle patologie, secondo me ha una rilevanza ancora più grande in un momento nel quale c'è tutta questa sofferenza. Quindi questa iniziativa deve essere accolta veramente con grande entusiasmo, perché creare questo punto di accoglienza medica affinché almeno il diabete possa essere controllato è l'inizio di un percorso che potrà poi ampliarsi con un'accoglienza ancora più multiforme nei confronti di tutti gli ucraini che noi riteniamo qui a Napoli, in particolare dei nostri fratelli acquisiti. Наразі в Україні зареєстровано щонайменше 1 300 000 хворих на діабет. Серед них щонайменше 300 тисяч потребують інсулін, і відповідно в місті Неаполь перебуває щонайменше 22 тисячі українських тимчасово переміщених осіб. Ще більше в провінції Неаполя. Тому, звичайно, у нас дуже багато звернень від наших співвітчизників, які просять допомогти у плані лікування діабету. Тому ця ініціатива місцевих влад, яким ми завжди вдячні за турботу щодо наших українців в місті, звичайно, ця ініціатива дуже-дуже важлива для нас.